Sì, è una fetta di Pandoro, per cui cominciamo il vlog. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva. Entrambi vi diciamo buone feste, ma soprattutto entrambi siamo parte del Team Pandoro, per cui che la guerra abbia inizio! Ah, sto scherzando! A dire la verità, quando ero un pochino più piccolo avevo una leggera preferenza per il panettone, mi piaceva il fatto che ci fosse più roba che dentro il Pandoro, ma mangiavo comunque tranquillamente anche il Pandoro. Crescendo semplicemente non mi sono posto il dubbio. A seconda di quello che trovo al supermercato e di quello che mi ispira in quel particolare momento, prendo o l'una o l'altra cosa. Ho scritto un tweet qualche giorno fa che riassume con precisione questo concetto. Allora, a Natale, Pandoro, panettone, Zelten o frutta secca? Hai voglia di scherzare? Io mi pappo pure l'albero! Devo dire che ogni anno vedere questa discussione che si porta avanti e diventa una vera e propria guerra, una battaglia tra due diverse classi sociali, possiamo dire, mi fa parecchio sorridere, ma mi lascia anche molto pensare, perché ok, il Pandoro e il panettone sono i due principali grandi dolci di Natale, e non sono in competizione fra di loro, tant'è che diverse case produttrici, diverse grandi pasticcerie producono sia pandori che panettoni, quindi non è che c'è il Pandoro di una casa che deve cercare di vendere per fare concorrenza al panettone dell'altra casa. Entrambe le case produrranno sia pandori, sia panettoni, sia altri dolci natalizi più o meno tipici, sia varianti interessanti, pandori con creme, panettoni senza canditi e tutta questa bella roba qua. Anche se ammetto che, avendo passato moltissimi Natali da piccolo in Trentino, potrei avere una leggerissima preferenza per lo Zelten, ma questo, naturalmente, in generale, senza voler generare una guerra tra Pandoro e panettone. Penso che alla fine della fiera quello che conti non sia quale dolce natalizio si vada a mettere in tavola, o in quanto si possa esprimere il proprio odio per i canditi, o il proprio odio per la abbondantissima quantità di burro che si trova dentro un Pandoro. Al contrario, resto di un parere relativamente semplice. Per esempio, io non celebro il Natale. C'è anche chi tiene anche alla immagine di fede, alla celebrazione del Natale, ma penso che quella che sia la cosa importante è la possibilità di passare un giorno tutti assieme, magari un pranzo o una cena tutti assieme, condividendo qualcosa da mangiare, condividendo un dolce natalizio, condividendo due dolci natalizi, che in tavola ci sia il Pandoro, che in tavola ci sia il panettone, che in tavola ci sia lo Zelteno, che in tavola ci sia, non lo so, una tosta di crema. Quello che conta è la compagnia, quello che conta è stare tutti assieme, divertirsi tutti assieme, passare un momento piacevole tutti assieme. Penso che questo sia il punto più importante. Una volta che si sta tutti bene assieme, che in tavola ci sia il Pandoro, ci sia il panettone, o ci siano semplicemente entrambi, che è la cosa più semplice. Guarda, a me non fa impazzire il panettone, mangio il Pandoro, a me non fa impazzire il Pandoro, mangio il panettone, a me non fa impazzire nessuno dei due, mi rosico lo stinco di maiale. Cosa cambia? Non succede nulla. L'importante, appunto, è stare tutti assieme, passare un bel momento tutti assieme, divertirsi tutti assieme. In realtà penso che questo conti per tutti quanti, che questo sia un modo molto simpatico di mettersi in gioco, di fare la discussione natalizia, anche se vedo che qualcuno riesce a prendere molto seriamente questa discussione natalizia, riesce a prendere molto seriamente questa battaglia costante che ogni anno si ripresenta tra il Team Pandoro e il Team Panettone. Concludo velocemente questo vlog dicendo: io alla fine della fiera in realtà non sono per nessun team, sono per il team, quello che c'è in tavola lo mangio. Quindi se non c'è niente in tavola mi mangio chi mi sta ospitando, d'altronde sono il Grizzly. Ma chiedo a voi che cosa ne pensate. Voi siete della mia stessa scuola di pensiero, non importa qual è il dolce che c'è in tavola, è sempre piacevole, l'importante è la compagnia, oppure no, siete del Team Pandoro, siete del Team Panettone, siete del Team Zelten, siete del Team torta alla crema. Non so se c'è questo team, ma sono curioso appunto di sapere qual è la vostra posizione, per cui parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DdVotr. Bene, anche per oggi ho concluso questo vlog molto veloce, che si gusta come una fettina di Pandoro, o di Panettone, o di Zelten, o di quello che volete voi, dai! Se sono stato piacevole, se sono riuscito a intrattenervi, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere con i vostri amici come se fosse una fetta di dolce natalizio. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo... no, non quello, l'altro! Buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che sia anche a tema natalizio in questo periodo. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, lui è Kent, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ancora buone feste, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!